Ciao a tutti, buonasera a tutti. Siamo alla 28ª puntata, la 28ª diretta, Sei e con preparato? l'amico Bruno Di Folco, e con noi stasera il mitico Rosario Troilo. Quindi io questa sera farò un fioretto, cercherò di essere il meno invadente possibile, il più breve possibile. E così intanto che voi parlate io posso andare a fare un caffè. Ciao a Vai, tutti. Rosario! Ciao a tutti. Grazie dell'invito. Ti saluta intanto Silvio Pero, Michael Ojebode, Rocco La Rocca, Gabriele Ascione, insomma, Manuel Moncada. Grazie ragazzi, vi saluto a tutti adesso e tutti quelli che arriveranno dopo. No, Alberto, no, il caffè, ti ho detto, non lo devi andare a prendere. L'ho detto, io i caffè me ne sono presi molti in questi giorni quando facevi le domande. Mi è capitato spesso durante le tue domande che io andavo no a prendere, a preparare il caffè e poi dopo lo Ah, ecco. prendevo. Quindi no, stai qui con noi, assolutamente. No, mi fa piacere di Certo. questa cosa, devo dire che vi ho seguito tutte le puntate, non ne ho saltata una. Perché è una mezz'ora piacevole, interessante. Abbiamo trattato un po' tutti gli argomenti in un momento molto particolare, dove abbiamo avuto davvero tante brutte notizie. Io in tutto questo, fra tutte queste notizie, devo dire una cosa che in questi giorni non si è parlato, ma io purtroppo, come tanti di noi, io a questa persona ero molto legato. Abbiamo ricordato che erano 4 anni dalla sua scomparsa, Benissimo. il mitico Pupo. Come tutti noi, come tantissimi di noi. Ho detto come tutti noi proprio, perché Roberto è stato un personaggio davvero. Hai dei ricordi? Immagino tanti, qualcuno che ci puoi raccontare, perché magari Qualcuno lo racconta, qualcuno. racconta. Il mio desiderio è, se trovo un buon editore, vorrei scrivere un libro. Io, noi e Robby. Questo sarebbe il titolo. Però sì, di Roberto posso raccontare tante cose. Intanto io, quando mi sono trasferito a Roma, sono arrivato al San Gabriele, giocavo con Roberto, Sardelli e Lazzari. Lui viene da una famiglia molto molto importante, Roberto. Io vengo da una famiglia molto semplice, quindi mi sono trovato addirittura ai Parioli. E quindi spesso poi nei nomi. Ricordiamo da dove arrivi, da Napoli, dove vicino la sede della mitica società Amatori Amatori Napoli. Napoli, assolutamente, quella è stata la mia Fucina di grandi giocatori. una marea, un periodo davvero una marea. Dici qualche nome al volo? Guarda, io quando. Corso Augusto, vero? Corso Viale Augusto, tutti lì. Augusto, Viale Viale Augusto. Augusto. Beh, io quando sono arrivati, quelli bravi erano Antonio Pepe, Gomez Paloma, Dino De Crescenzo, Emilio Di Guida. Erano loro che io vedendo. Io venivo dalla parrocchia a fianco, che giocavamo lì. Nei pomeriggi, quindi poi sono andato in questo posto e a poca volta e in poco tempo, perché io in poco tempo mi sono trovato subito essere 3NC 3320. Tutto questo è avvenuto in Però me breve ne hai detti tempo. un po' pochi e io ne conosco altri, Bruno e Altro, questi Proprio, sono prima di te, prima questi. di te. Poi c'è stato tutto l'ondata che eravamo io, Borghetto. I due fratelli, Claudio e Ma Giampaolo. soprattutto Giampaolo, perché i Troilo Borghetti erano conosciuti, perché i tornei terza Troilo Borghetti, sia i singoli che i doppi, insomma, ne abbiamo vinti abbastanza. Poi c'era Tommasone, Alfredo Vito, Claudio Rubino, Massimo Contessa, ci ho vinto i campionati di doppi juniores con Massimo Contessa, e c'era Bruno Esposito, che io non posso non ricordarmelo. Però Bruno giocava anche a pallavolo. Faceva l'alzatore per l'altezza che c'ha, chiaramente, Certo. e veniva, però non veniva tutti, noi ci andavamo tutti i giorni, io giocavo dalle 4 fino alle 8 tutti i giorni,
per me era diventata una malattia. E era una sala giochi, no? Io ci ho giocato. Beh, anche era un grande salone dove c'era un garage con delle colonne, c'erano tanti tavoli, poi in fondo c'era un biliardo, e invece al tavolo principale, che è quello anche, diciamo, omologato, a fianco c'erano i flipper, che noi quando giocavamo allenamento, vabbè, lasciavamo stare, però quando c'era il campionato era tutto fermo questa roba qui. Uno di questi bravi a flipper che vinceva pure dei tornei era Augusto Tommasone, perché i flipper di una volta si doveva spostare, la pallina la dovevi far muovere te con i... cioè non so come faceva. Era uno sport fisico, diciamo, era uno sport, tra virgolette. Quindi io vengo da lì, però ritornando al discorso di Roberto, quindi parlando... No, però scusa un attimo, tornando all'Amatori, quanta gente veniva a vedere le vostre partite? Strapieno, almeno... tanti rimanevano fuori, tanti rimanevano sulle scale. Tu mi hai visto anche al San Gabriele, Bruno? Ti ricordi? Ma io ho visto sia a Napoli che al San Gabriele. A San Gabriele c'era quella scala, a Napoli era più piccola la scala, ma erano anche sulla scala, erano in quarta fila, stavano uno dietro all'altro per vedere. Abbiamo avuto un successo, beh, è stato un anno, degli anni molto particolari, perché abbiamo vinto il titolo a squadra juniores. E io e Paolo, Giampaolo Borghetto, nei tornei nazionali, insomma, eravamo molto bravi, e poi man mano è andato avanti così. Io ho vinto i campionati seconda categoria a Rimini, devo dire, senza perdere un set, ma la mia vita prima dei campionati era l'attuale Donato Gallo, che sta al CIP con Arcigni. Certo. È stato il mio preparatore atletica. Tutte le mattine alle 6:15 io e Giampaolo Borghetto andavamo in un parco vigiliano su a Posillipo e facevamo un'ora e mezza di preparazione atletica, e poi si andava a scuola e poi dopo 3 ore di ping pong. Devo dire, io sono arrivato a Rimini che non proprio, mi sentivo proprio diverso dagli altri, perché stavo fisicamente bene, tecnicamente mi ero allenato molto, e quindi sono arrivato lì, non ho perso un set, ho vinto i campionati italiani. Da quel momento che ho vinto i campionati italiani mi hanno contattati quelli di Roma, il San Gabriele, e sono andato lì a Roberto. Quindi abbiamo iniziato con Roberto. Quando c'eravamo le pause pranzo andavamo in un bar molto bello, affollatissimo, che si chiama Bar Euclide, che questo è il bar che ancora adesso non c'è più, però ci sono altri Euclide, no? Certo. Questo bar a Piazza Euclide, il bar dei Pariolini, grande, enorme, e quando noi andavamo lì, lì c'era il discorso che si consumava e poi dopo si andava alla cassa a pagare. E noi mangiavamo di tutto e di più, ma, e bevamo di tutto e di più. Poi Roberto andava alla cassa, pagava e mi chiedeva la metà. Io ho scoperto solo dopo un mese che lui, quando andava alla cassa, pagava una pizzetta e un'acqua minerale, e da me si è preso ogni giorno 25.000 lire ogni giorno. Puoi immaginare i problemi che ho avuto con Roberto, che me li sono portati avanti per tutta la vita. È pazzesco. No, però ci devi raccontare qualche cosa all'estero, un'esperienza all'estero con... Vabbè, sì, vabbè, prima di arrivare a quella famosa, voglio dire che lui ovunque andava si portava dietro... More, mi puoi attaccare la spina, perché c'ho paura? Quando andavamo all'estero, lui si portava sempre la lampada a quarzo. Si portava la lampada a quarzo perché si doveva fare sempre 6 lampade. E il problema di Roberto è che nessuno ci voleva dormire con lui in nazionale, quindi facevamo i primi tempi, me lo sono sempre assorbito io, perché quando c'era la lampada, dopo lui non è che invitava noi, invitava tutte le altre nazioni, e a noi a un certo punto mettevamo proprio il cartello American Conturella, cioè se venivano a fare le lampade. Però questo è uno dei tanti, io posso scrivere un libro. No, quella particolare, che è stata, insomma, non è stato proprio il massimo, però noi siamo andati ai Giochi del Mediterraneo a Spalato, in più noi siamo sull'isola di Kvar, insieme
alla scherma e la pallacanestro. E i giochi di Mediterraneo sono dei piccoli olimpiadi, quindi è un villaggio olimpico, eravamo circondati da vigilantes con fucili e tutto, e niente, insomma, noi abbiamo siamo partiti avendo tutto carichi di valigie balaguzza piene di abbigliamento LS più abiti fatti su misura a tutti noi, ma non solo noi della FITET, tutti gli sport. Scarpe di mocassini molto importanti, non faccio nomi per non fare pubblicità. Partiamo, andiamo a Kvar, ho cominciato a rompere le balle un po' a tutte le belle ragazze lì, sembravano tutte belle, devo dire la verità, erano tutte belle, e ha cominciato proprio così. Dopo due giorni ci hanno dato la nostra diaria, che erano bei soldini, erano in dollari, ci diavano la diaria, e Roberto esattamente la sera che aveva ottenuto la diaria, io chiaramente ci dormivo in camera con lui, la camera di le camere di con Roberto, o il parquet o la moquette, io non l'ho mai vista, perché si camminava sulla sua roba, cioè il pavimento, spargeva magliette, tute, pantaloni. Immagino io che sono un precisino che non vi dico. Il problema è che poi facciamo a sorte. A un certo punto adesso chi va a dormire con, e facciamo a sorte perché nessuno ci voleva dormire, e quindi chi lui c'era, quei tempi chi c'era? Massimo Costantini, Giovanni Bisi, Paolo Bargagli, che ci ha fatto una domanda e poi te la no, mi sembra che lì non c'era Giovanni, se non sbaglio, però c'era Massimo, io Pero, Giontella e Paolo, forse anche Bruno, non mi ricordo, Bruno Ruffolo. Ruffolo. E quindi lui, una volta ottenuto poi questa diaria, l'argent poche che ci davano per fare questa gara, ha cominciato a preparare le valigie sue, puoi immaginare, la roba e buttava tutto dentro. Che trovi, ma che stai facendo? No, io mi sa che vado via. Dove vai? No, vado via perché basta, no, non c'ho voglia, così, eccola, come va via? Robè, noi siamo qui con la delegazione, c'è il presidente Carrara, Pescante, segretario generale, noi c'eravamo Sturlesi come segretario e Penda come presidente. Ho detto, Robè, ma non fare cavolate, no, devo andare via, e ha cominciato a dire che doveva vedere il Milan, il giorno dopo, due giorni doveva vedere il Milan e quindi doveva scappare via. Ho detto, vabbè, non fa questa cavolata che rischi molto, anche io mi trovo in difficoltà, sono in camera con te, insomma, niente, siccome c'era sempre a tutte le gare c'era un suo amico, caro amico, stavamo sempre insieme, che era Filippo Mondello, un arbitro che non c'è più, ho saputo, quello grosso, e si è messo d'accordo con questo alle 3 di notte, ha cominciato a fare casino, mi sono svegliato, l'ho trattenuto, ma non ci sono riuscito, niente, è pigliato e se n'è andato. E dove andava? Dove andava? Andava in Italia perché doveva vedere il suo Milan, poi dopo ho saputo che non era solo il Milan, ma c'era problema con... Questione di cuore. C'era problema con la sua stupenda fidanzata, e quindi la mattina, tu puoi immaginare, ci siamo presentati a colazione, non c'era Roberto. Dov'è Roberto? Dovevate ancora fare la gara, diciamo, non era finita. No, avevamo fatto solo delle partite, perché il primo giorno è stato quasi per capire il palazzetto, come si giocava, abbiamo provato i tavoli. Secondo giorno abbiamo iniziato le gare, lui dopo il secondo giorno se n'è andato. Beh, la mattina è stato un casino perché non si trovava Roberto. Io non mi sono sentito dire che era scappato. Hai detto via. Io dormivo, che hai detto? Io dormivo. Io non ho sentito niente, così e colà. Dopotutto ci stavano i vigilanti dietro la nostra porta, e lì ho capito pure che gli aveva dato qualcosina dell'argento poche. Gli aveva dato un ventino, gli aveva dato di dollariucci a questo, perché quella è l'ex Jugoslavia. Cioè, puoi immaginare che cos'era. Erano sensibili. Ma non lo facevo uscire, quello è il villaggio, eravamo circondati. Quindi si è comprato pure quello, poi c'era Mondello che era capito, pur di accontentarlo, quello che cacciava fuori pure i milioni. L'ex arbitro che vi seguiva in ogni trasferta.
era il fidanzato ufficiale di Roberto proprio. E com'è finita allora? Quindi poi alla fine com'è finita? Che la mattina la federazione preoccupata ha chiamato a Pescante, a Carrare, hanno bloccato tutte le dogane, sia marittime sia quelli, cioè, non puoi immaginare. Era già andato. Purtroppo la mattina già era andato via. E lì è successo il casino, perché poi a parte che lui serviva come giocatore, e serviva molto. E a quel punto lì niente, poi in Italia è successo il casino e l'hanno squalificato per un anno. Per un anno, proprio un anno. E la federazione lo squalificò. Si è pure lamentato, ho detto come te lamenti? ma io ti mettevo in galera al posto della federazione. Senti Rosario, posso fare una domanda? Aspetta, prima che mi fai la domanda, ricordiamocelo, eh? Certamente. Allora guarda, la domanda te la metto in sovrimpressione perché è del nostro amico Paolo Bargagli. Ciao Rosario, si dice che contro Ionier e Clampard hai rotto la racchetta e sei rimasto con il manico in mano. Penso che sia una bufala o no? Assolutamente una bufala. Assolutamente. Chi giocava in doppio con te contro loro? Forse era Silvio. A proposito, non hai mai fatto doppio assieme a Mancini, cioè con sì, Bargagli, anche, per esempio, anche con Paolo siamo andati anche benino, mentre invece io ho vinto i giochi del Mediterraneo il doppio con Silvio Pero, medaglia d'oro, e poi con molto dopo, ne verso 87-88 ancora mi convocavano per accompagnare un po' i giocatori e siamo andati in Cecoslovacchia e io ho fatto, c'erano la Zampini, la Donda, la Busnardi, io ho fatto il doppio con Tinelli, abbiamo vinto gli Open della Cecoslovacchia il doppio io e Tinelli. Aspetta che è partita la musica, oggi credo ci sia qualche problema perché leggo in chat che ci sono i sottotitoli che noi non abbiamo mai utilizzato. E probabilmente è un problema di StreamYard. Che quali sottotitoli? Leggono i sottotitoli mentre parliamo. E poi adesso è partita la sigla. Quindi la sigla adesso. La sento anch'io. È possibile toglierla? È vero che è una sigla che dura poco, dura 30 secondi, però sarà bene toglierla. Abbiamo fatto un intervallo, tipo il primo tempo e il secondo tempo, come al cinema qualche anno fa. No, è come una domanda di Alberto, quindi va benissimo. Esatto, su per giù è della lunghezza. Oggi allora, non potete dire niente. No, però durante questo intervallo vi mostro la maglietta ufficiale delle Olimpiadi. Ciao, eccoci qua. Siamo è ripartita la trasmissione, non c'è ancora. Ah no, c'è? No, forse è partita una. Sei Jordi? Sei Jordi o sei Daniele? No, aspetta. No, allora, interrompiamo un attimo e riprendiamo la trasmissione da capo, va bene? Ma io devo fare... Ciao Rosario! Eccomi. Allora, secondo me è partita una trasmissione vecchia dal computer dal PC di Bruno, perché come ho tolto lui, infatti, mi sembrava di vedere mi sa di sì. Allora, adesso quando lo rivedrò in linea lo richiamiamo. Così adesso continuiamo a terminare Bruno. Continuiamo a te. Sì, così impara, mi dice sempre dietro e me ne dice di tutti i colori, quindi... stavi raccontando del... Di un doppio che abbiamo vinto io e Tinelli in Cecoslovacchia, Open di Cecoslovacchia, oltre a vincere quello con Silvio Pero ai Giochi del Mediterraneo. Poi ho vinto anche un doppio assoluto con Bruno Ruffolo. Insomma, un doppio mi piace e mi diverte. Bruno Ruffolo, giornalista, direttore di Radio Rai, vero? Vice direttore Radio Rai. Lui proprio non l'ho mai conosciuto, perché quando io ho cominciato probabilmente stava finendo.
noi abbiamo giocato tanti anni insieme a Parioli, abbiamo fatto anche un po' di nazionale, perché qualche volta pure lui è venuto in nazionale, abbiamo vinto un doppio insieme, lui ha vinto in seconda categoria, ha vinto anche, se non sbaglio, ha vinto anche un doppio seconda categoria. Comunque c'erano tanti, c'era un bel livello, perché forse, vabbè, in quegli anni lì, diciamo i pionieri, no? Gli anni pionieristici, però l'attività era di qualitativamente elevata, come abbiamo anche sentito da Roberto Migliarini. Siete tutti giocatori che ancora avete da dire, da insegnare, riportate aneddoti, riportate storie di grande qualità. Ma devo dire chiaramente tutto quello che tu hai assimilato in tutti questi anni di gare a livello nazionale, ma soprattutto a livello internazionale, perché io ho fatto un europeo giovanile, poi ho fatto due europei e due mondiali, tanti open, tanti stage in Cina e in giro per il mondo, avere avuto tutti allenatori cinesi, devo dire non tutti bravi, ma sicuramente da tutto ciò è venuto fuori un bagaglio tecnico che oggi, da un po' di anni e oggi stiamo trasmettendo ai giovani, perché io mi dedico soprattutto ai giovani, ai ragazzi. Tu lo sai che seguo dei ragazzini che sono diventati anche bravini, ma lavorare con loro mi riempie. Eccoci con Bruno. Lavorare con i giovani mi riempie di gioia. E quindi però poi quello che prima di parlare, perché tu anche come tecnico che sei molto calmo e tranquillo, io noto questa cosa qui. Non sto ad argomentare sulle qualità tecniche, perché ci sono per forza, questo l'abbiamo detto da questa. Ti vedo tranquillissimo anche quando ti ho visto recentemente con queste due ragazzine che segui, quando loro si agitano, tu invece la tua aplomb non la perdi quasi mai, anzi non te l'ho mai vista perdere. Però quello che ti volevo chiedere io era, a livello ancora di giocatore, dopo è iniziata, diciamo, un po' anche in tutte le altre nazionali, nelle altre nazioni e anche nella nostra, qualche giocatore globetrotter, no? Che hanno tutti naturalizzato qualcuno, fino a che poi è successo anche a noi, finché Yan Ming, per esempio, è il giocatore più importante che abbiamo avuto di questo tipo qui, che ci ha portato anche un successo. Noi domenica inviteremo proprio inviteremo loro tre quella nazionale lì che ha avuto il grande successo. Però se aveste avuto anche voi quella possibilità lì, il livello c'era anche allora per avere successi, no? Devo dire che noi non eravamo mali, però erano gli anni che c'erano troppe nazioni che erano molto molto più forti di noi. Per noi quello è stato un inizio, è stato proprio un inizio, abbiamo aperto le porte a dopo, perché ai tempi nostri, oltre alla Cina, ma c'era l'Ungheria, c'era la Jugoslavia, c'era la Cecoslovacchia, c'era la Polonia, c'era la Francia, la Romania, c'era di tutto e di più, oltre ai cinesi, oltre ai coreani e oltre ai giapponesi. Cioè, era molto, ma noi eravamo ancora debolucci, ancora dovevamo migliorare. Diciamo che abbiamo aperto le porte, devo dire, poi con gli allenatori che abbiamo avuto, i cinesi. Io non sono stato un grande amante di cinesi, di allenatori cinesi, ma mi sono adeguato a tante cose. Chiaramente, vuoi o non vuoi, da loro ho appreso tanto. Chiaramente, io più di tutti, chiaramente, Xu Xiaohua, perché gli altri che sono arrivati, Tsai Zhenhua, lui è venuto subito appena finito di giocare, è venuto a fare esperienza da noi, ci ha insegnato tante cose. Terminavano la loro carriera da giocatori e per premio gli davano venire in Italia, no? Era questo un accordo? Tanti sono venuti, perché noi ne abbiamo avuti proprio tanti di allenatori cinesi. Noi parliamo sempre di quelli più famosi, ma abbiamo avuto anche altri meno famosi, ma erano tutti ex giocatori, sono venuti,
facevano l'esperienza da noi. E poi l'unico che non aveva bisogno di esperienze, ma che era un grande allenatore, era Sciusciafà. E io devo dire che Sciusciafà ha ottenuto dei risultati, devo dire, bene. Cioè, noi, io mi ricordo che stavamo in raduna a Madonna di Campiglio con Sciusciafà, c'era anche la nazionale di pugilo di medio massimo, c'era Damiani, ve lo ricordate, Damiani? Dalle parti tue, Alberto? Sì, di Rimini, di Rimini. Noi gli facciamo una grande preparazione atletica a Madonna di Campiglia, che era in centro CONI. Qualche volta abbiamo fatto una partita di calcetto nel palazzetto contro di loro. Chiaramente non ci avvicinavamo neanche alla palla, perché questo. Però quel raduno, durante il raduno, io sono dovuto andare giù a Modica, giocavo per Modica, giocavo con Ionier, e abbiamo giocato contro una squadra tedesca in Coppa delle Fiere, dove giocavano Ulf Bengtsson, Rebel e Flescher. Io durante quei raduni che facevo con Sciusciafà, ogni volta che giocavo facevo i numeri. Ho battuto Ulf Bengtsson e Rebel. Ulf Bengtsson dopo 3 mesi ha vinto i campionati europei di singolo, campionati europei. Rebel era numero 12 d'Europa, e ho perso con il numero 3 loro ai vantaggi alla bella, ma perché io ci ho giocato per terzo incontro con questo. Perché con gli altri, allora, hai battuto Ulf Bengtsson, quindi come questo giochino che si suole fare fra i vecchi giocatori, sei campione d'Europa in un passaggio diretto. Esattamente. Però un titolo mi sembra, un titolo del rimasto. Non so se l'hai già detto mentre io non ero in linea. No, non l'ho detto, ma quello è un titolo che io sono campione in carica a vita, perché... la gara, non c'è più quella gara. A Novi Sad ho vinto ai campionati mondiali, a Novi Sad ho vinto il singolo di consolazione. Che era c'erano delle nazioni che facevano uscire i giocatori forti apposta per vincere, e ho vinto quel titolo. Sia gli europei che i mondiali c'era il singolo consolazione. Beh, tieni presente. Guarda un po' chi c'è. Dai, ciao Bruno. Bruno Ruffo. Ciao Bruno, grande. Proprio da quella, da quell'occasione hanno eliminato il singolo consolazione. Io dall'81 sono campione in carica e rimarrò finché non lo rifanno. Sono campione in carica. Io ho la medaglia d'oro uguale a Guoia qua, non è che è diversa. Sono salito su quel podio. Nel frattempo, Rosario, però, è stata un po' ricostruita in chat la storia del manico spezzato, e sembra che il doppio fosse Pero Bosi contro te e Paolo Bargagli, e sembra allora no, contro Clampa, no, infatti no, ma anche Paolo, sai, perde qualche colpo, e adesso giustamente Silvio, che più giovane, lui alle volte lui cambia i luoghi, cambia le persone. Paolo è meraviglioso per quello, no? Però in un altro caso... Era Venezia. Ma a Venezia, ragazzi, ben internazionali, però scusatemi, io voglio ritornare su Roberto, perché mi hai ricordato Venezia. Un flash. Mi si è aperto completamente. Oddio, questa ho paura di averla sentita. No, allora a Venezia, meraviglioso, perché Venezia è Venezia, finiscono i campionati. Andiamo tutti da Palazzetto a prendere i traghetti per andare a Mestre. Noi dormivamo a Mestre, tutte le nazioni in attesa, che eravamo 300-400 persone. Roberto, che aveva sempre queste sfide, perché dice: se io mi butto nel canale grande, mi date 100.000 lire, io mi butto nel canale grande. Puoi immaginare le malattie lì, eravamo io, Maietti, Apolloni, mi sembra uno dei Bisi, insomma abbiamo fatto 20.000 lire a testa. Quello si è buttato con la tuta e tutto in acqua, è tornato, si è preso 100 euro. Puoi immaginare il mondo intero del tennistavolo e anche i turisti vari, quello che, cioè, questo Roberto è un fenomeno. Quindi era conosciuto anche da tutte le altre nazionali. Beh, ma lui era tosto, era tosto. Devo dire che era tosto. Devo dire, un po' pizzicava lui rispetto a Paolo, che ci provava, ma Paolo non è che
mazza, pizzicava. Mi sembra che negli ultimi periodi Paolo lo vedo un po' più sciolto. Quando dico Paolo intendo Paolo Stoffi Bargagli, eh? Certo, certo. Ah, ecco. Io invece mi ricordo che Alessandro Battani era presente e dice che era inverno addirittura. Sì. A Venezia penso che si saranno fatte tipo a novembre, diciamo. Sì, no, ma faceva freddo, la sera c'era la neve. C'era la neve. È stata la prima gara che ho visto io, solamente un pomeriggio, e da lì poi dopo ho cominciato anch'io il mio tennis tavolo, però chiaramente da lì. Alberto, tu ti sei perso tanto però, perché tu sei venuto nell'era moderna, ma ti sei perso tanto, devo dire. Adesso noi ci vediamo e tutto, ma ci sarebbe da raccontare tanto e tanto, questo vale per no, tutti. No, vabbè, ma io alcune storie poi le ho ricostruite, perché io abitavo a Milano dal 68 al 75 e alcuni miei amici di Milano hanno poi giocavano a tennis tavolo, solo che io ero all'oratorio a correre dietro una palla, a un pallone, quindi dopo l'ho ricostruito, però se avessi cominciato anch'io allora forse avrei conosciuto qualcuno, perché adesso i numeri dei partecipanti di allora non erano quelli di adesso, no, forse poi erano tanti partecipanti lo stesso, però diciamo che i più famosi. Guarda, io poi un aneddoto che non abbiamo mai parlato, perché c'è stato quell'anno famoso che era il 84, noi andavamo a fare degli Open in tutta Europa e il circuito era della Norwich Union, che era una banca, era il circuito. Beh, io con quei miei risultati a un certo punto mi sono trovato 18 nella classifica del circuito. E i primi 12 andavano in Malesia a fare il master. C'erano 8 cinesi nei primi 12. Lo sai che a un certo punto i cinesi si sono ritirati e il responsabile, il direttore tecnico della federazione era Luigi Zuccarini, che lui non mi ha avvisato, perché io potevo andare a fare le finali master. E quando me l'ha detto, ho detto, ma io ti denuncio, perché solo di partecipazione erano 5 milioni di lire. Che ho detto, adesso me li dai te. Perché quasi 40 anni fa, quasi 40 anni fa era una cifra considerevole. Io ho detto, tu non mi hai dato l'opportunità di andare a fare una gara di una importanza esagerata. In più, solo di partecipazione 5 milioni di lire, adesso me li dai te che la federazione, capito? Adesso vendi tutti i notizi del tennis tavolo e me li dai. Ma tu sei uno di quelli che conserva notizie del tennis tavolo, Bruno? Ce l'ho rilegati dal 74 al 92, rilegato anno per anno, ma c'ho tanta roba, c'ho tante dispense, perché io ho avuto ai tempi ho avuto come diritto, mi hanno dato il secondo livello, poi ho fatto un corso per diventare a livello superiore, l'ho superato, e poi hanno iniziato a fare il corso maestri che io ho superato. Tu immagini quante dispense che ho dei tempi, chiaramente. E tanti libri che ho che riguardano il nostro sport. Io ho una parte della libreria che è solo tennis tavolo. Oh, allora ti faccio subito questa domanda che ci fa anche Bruno Salermo in chat. Abbiamo avuto una puntata, secondo me, una delle migliori, senza nulla togliere agli altri, con Roberto Migliarini. E Roberto, diciamo, è conosciuto in Italia per il famoso top a braccio teso che anche tu esegui. Assolutamente. Le tue allieve gli insegni anche il top a braccio teso, o adesso accorci il movimento? Però Roberto si è adeguato, perché l'ha detto, certo, un po', diciamo, certo. Che no, io con Roberto sto sempre a parlare di queste cose, perché per me Roberto è tutto, non è stato solo il mio tecnico, anche un maestro di vita, è stato tutto, gli voglio un bene da matte, come poi Bruno lo vuoi bene pure te, però con Roberto ne parliamo di queste cose. E per me devono saper fare tutte e due. Poi quando c'è di dare la botta,
devi usare il braccio teso, non c'è niente da fare, perché con braccio non teso tu c'hai più velocità, ma non gli dai la potenza e anche la qualità che gli dai con braccio teso. Io ultimamente su Facebook ho visto una partita che è durata non so quanti scambi fra Massarelli e Ragni. L'avete visto? Sì. Beh, bello, perché non finiva mia lo scambio, però mi sembrava, quando io gioco a tennis con un pallettare come me, nessuno dei due chiudeva mai, perché nessuno dei due allarga il braccio, eh? L'avete notata questa cosa? In effetti, sì, sì. Loro due, sia Massarelli che Ragni, poi mi sembrava uno scambio esibizione, no? E invece sì, loro due, siccome nessuno dei due tira né top di rovescio né top di dritta, da chiusura, perché non lo allargano sto cazzo. Due fra i più grandi, esatto, portieri del tennis tavolo in Italia. Esatto. Sì, sì. Ma allora quello c'ha delle gambe pazzesche. Però per dirti, per me è cambiato, perché tu prima, semmai Roberto pure parlava solo di braccio teso. Col tempo ha capito che ci vuole anche il braccio teso. Si è aggiornato. Cambiato il materiale, le palline, le racchette, è cambiato tutto. Io sono chiaramente, gli vado dietro passo per passo, anche se qualche volta io sono andato un po' prima di lui. Adesso potrei ricominciare a allenare Giulia Barberi, perché da oggi l'elenco. Ho letto, Bruno, è giusto, io potrei allenare, però mi sono fatta la domanda, a parte che il posto lo posso, più o meno cerchiamo di trovarlo, non in una scuola pubblica, però non è facile, diciamo, sì, non però è facile. Il problema, ma Giulia con chi si allena? Io non posso portare un altro giocatore per farlo allenare, perché se no ci devo giocare io, diciamo che io ci gioco volentieri, perché a me in questo periodo mi manca il ping pong, io sono tesserato per il padel, per il tennis e per il calcetto, tu sai quanto attività faccio tutti i giorni, a me mi manca tutto. Beh, devo dire, io in questo periodo mi sono violentato, vado a correre tutti i giorni e faccio esercizi fisici, ma è una violenza, perché io odio correre e fare esercizi. Sei un agonista, tu anche la partitella a padel, il tennis. Io devo giocare contro di te e devo... Voglio fare un altro saluto per farvi vedere che oggi anche proprio dalle tombe escono tutti, Marco Lucini, un grande Marco, una persona meravigliosa, perché con Marco ci conosciamo. Marco lo fa a braccio teso, vero? Marco lo fa a braccio teso. Diciamo che sa fare quasi solo a braccio teso, ogni tanto lo piegavo, perché io con Marco a Modica la squadra era composta da Ionier, da me e da Marco Lucini, noi eravamo la squadra, e poi con Marco insomma siamo cresciuti insieme pongisticamente, e man mano poi ci siamo trovate a Modica in questo squadrone. Purtroppo la fine del campionato non è finita bene, perché Quartarone purtroppo non ha rispettato il contratto nei confronti di Istvan e Ionier. Istvan viveva quasi a casa mia, perché, parentesi sempre di tutto, casa mia a Roma è stata la casa della mignotta. Volete sapere? Disponibile, si dice che eri disponibile, eri molto disponibile. Visi Giovanni e Silvio Pera hanno fatto alla Cecchignola il militare, e stavano 2 giorni. Loro avevano le chiavi di casa mia, perché non hanno mai dormito dentro, e quando alle volte stavano 4-5 giorni stavano a casa mia, anche se io non c'ero, loro hanno fatto un militare proprio bijou, e mi sono trovato un po' tutti. Poi Ivan viene in Italia con la moglie e il bambino piccolo, che Niagolo, a casa mia. Il piccolo sarebbe Niagolo Stojanov, che avremo sabato. Esatto, poi lui ce lo ricorda, perché Niagolo ancora, se viene a Roma, chiaramente, Rosy, ci vediamo, e semmai ma posso venire a dormire da te, capito? Cioè, io ho avuto a casa tutti, Massimo, lo scambio fra me, poi l'ho avuto tutti a matrimonio, ragazzi, sappiamo che io ho invitato tutti, perché a un certo punto la nazionale era formata da questi 5, e noi, anche quando non giocavamo, avevamo preso l'abitudine di fare un 2 giorni
a casa di qualcuno. Quindi a Roma... Un preraduno. No, ma non si, si andava a visitare la città e culinaria, basta. Quindi si andava ad Alessandria, siamo andati a Milano, siamo andati a Senigallia, siamo andati a Modena, siamo andati a Roma. È stata un'amicizia che è durata anche dopo. Infatti ancora oggi con Giovanni, che lo vedo spesso, Bruno tu lo sai, quando viene a Roma anche per seguire, ma l'ho sempre avuti, l'ho sempre, Massimo Costantini, lui il cinema non andava a vedere a Senigallia, veniva a vedere il cinema a Roma e veniva a casa mia. Poi noi avevamo un ex seconda categoria che è diventato un regista molto famoso, che si chiama Massimiliano Piparo, era un seconda categoria molto siciliano, famoso. Siciliano, come benissimo. Lui adesso è il direttore della Sistina, ma tutti i musical. Rai uno, è il più importante che c'è in Italia. I musical che esistono, che sono stati fatti in Italia, lui è proprio specialista nei musical. Ex credo sia un allievo di Totò Caruso anche. Esatto, però per dirti, Roma era a base di tutti loro, e quindi quando passavano c'è Rosario. Io poi sono fatto così, a me piace avere persone a casa, e quindi speriamo solo di poter, sarà difficile, perché la vedo molto male per noi che abbiamo tutte le palestre all'interno delle scuole, la vedo molto complicato, perché vedo nel tempo, abbiamo pazienza vedo molto nel tennis, nel padel, nei giochi, negli sport all'aperto la cosa è meno complicata. Certo. Per noi, oltre a essere chiuso, c'è il problema delle scuole, e con le scuole sarà un bel problema, sarà un bel problema. Proprio così, speriamo di gli sport al chiuso di avere qualche caratteristica migliore degli altri, non c'è il contatto fisico, c'è la distanza mantenuta, ci sono delle norme che seguiremo, speriamo bene. Sarà molto io... Muri, come sempre, noi amiamo questo sport e comincia a mancare a tutti noi, quindi. Però ragazzi, continuate con questa, con queste dirette. Continuiamo sicuramente, perché ci divertiamo, soprattutto se abbiamo personaggi come te e che riescono a far star zitto me, che oggi sono stato di parola. Infatti ha avuto molto successo questa cosa oggi, però Albert, avevo letto su Facebook che volevi chiudere. No Albert, continuate, perché state facendo un servizio. Finché possiamo continuiamo. Finché potete, finché non cominciamo tutti a lavorare e tutto, andiamo avanti, perché state dando un bel servizio. Grazie. Per tutti noi amanti di questo sport. Quindi, ma è per questo che l'abbiamo pensata, solo per questo. Non vi fermate, se avete bisogno ogni tanto di me, io ci sono, perché io non manco mai, sappiatelo, e ogni tanto butto pure qualche piccolo. Allora un siparietto con due o tre napoletani lo facciamo, sì, sì, assolutamente. Ma anche con un'altra persona che mi ha detto: mi raccomando, chiudete entro i 45 minuti, perché io ho fatto 45 minuti, poi te lo svelerò in segreto chi me l'ha detto. È sicuramente José Rigressi? No, José ti saluta molto, allora, è un altro della tua epoca. No, a José lo saluto, perché io, tu sai, io l'ho tolto da Facebook perché mi occupavo. L'hai eliminato da tutto. Ma l'ho avvisato prima di togliere, circa un anno fa l'ho eliminato perché non ce la facevo più. Però è una persona divertente, mi piace, e lo seguo, e ha avuto un successo domenica pazzesco, ma io ho chiamato ulteriori persone per dire: guarda, ci sta un personaggio, vedetelo, è un personaggio. Grazie, va bene, sicuramente ci sarà un'altra occasione con qualche nostro amico. Io ci sono, intanto grazie. Vi ringrazio, okay. A voi. Buona serata, un abbraccio a tutti. Rosario. Ciao Albert, ciao Bruno. Ciao. La regia, Numeri uno. Numeri uno, troppo superiori.